buon pomeriggio e ben ritrovati. Siamo Gaetano, Marco, Sabrina. Yeah. E questo è The Young Citizen On Air, la web radio dell'associazione Uniamoci Onlus, Human Rights Youth Organization e Porte Aperte. Oggi è 24 aprile 2015, venerdì. Abbiamo il piacere di avere di nuovo con voi Firdaus e Samira. Fatima la salutiamo. Sì, ciao, no, Fatima. Ma, ciao, magari, ascoltando. Magari la prossima volta ci verrà di nuovo a trovare. Parliamo quest'oggi di una, come dire, di un evento un po' particolare, un po' brutto, come dire, della strage che è successo nel canale di Sicilia sabato 18 aprile 2015. Quindi che cosa è successo? Praticamente sono un barcone è stato coinvolto in un incidente in cui sono morte, si dice, 700 persone, ma forse il numero è ancora di più. Non si sa bene quello che è successo, a quanto pare ha avuto un'avaria questa barca, è stato poi come dire, aiutato da un'imbarcazione portoghese, non si capisce bene se c'è stata una collisione, insomma, sta di fatto che sono morte tutte queste persone, appunto. Volevamo leggere, De Firdaus ci leggerà, un testo, è stato letto da Valerio Massandrea, ha fatto un video su YouTube, il testo lo andiamo a leggere adesso, è la lettera scritta da un ragazzo. Da un ragazzo somalo. Lui è scappato dalla, esatto, dalla sua terra. L'attore Valerio Massandrea, appunto, ha fatto un video, adesso il testo sarà letto dalla nostra amica Firdaus. Esatto. Okay. A chi chiede, non era meglio rimanere a casa piuttosto che morire in mare? Rispondo, non siamo stupidi, né pazzi, siamo disperati e perseguitati. Restare vuol dire morte certa, partire vuol dire morte probabile. Tu che sceglieresti? O meglio, cosa faresti per i tuoi figli? Due giovani ieri sono stati uccisi a Mogadiscio perché si stavano baciando sotto un albero. Avevano 20 anni. Non festeggeranno altri compleanni, non si baceranno più. A chi domanda, cosa speravate di trovare in Europa? Non c'è lavoro per noi, figurarsi per gli altri. Rispondo, cerchiamo salvezza, futuro, cerchiamo di sopravvivere. Non abbiamo colpe se siamo nati dalla parte sbagliata e soprattutto voi non avete alcun merito di essere nati dalla parte giusta. Mio cognato scappava con me perché del mare c'è il deserto che ne ammazza tanti quanti il mare. Ma quei cadaveri non commuovono perché non si vedono in TV, perché non c'è un giornalista che chiede ripetutamente quante donne e bambini sono morti, quante erano incinte. Perché qui in Occidente a volte sembra che l'orrore non basti, che bisogna di pathos. Mio cognato è morto nel deserto, per la fame, dopo 24 giorni in cui nessuno ci ha dato da mangiare. A casa c'è una moglie che non si rassegna e aspetta una telefonata che io so non arriverà mai. A casa c'è quel che resta di un sogno, di un progetto, di una vita. Un biglietto per due, i trafficanti se lo fanno pagare caro. E loro i soldi non li avevano. Se fosse restato lì avrebbero ammazzato tutti e due. Il suo ultimo regalo per lei è stata la vita. Lui è scappato e lei non era più utile. L'hanno lasciata vivere. A chi chiede, come si possono evitare altre morti nel Mediterraneo? Rispondo, venite a vedere come viviamo, dove abitiamo. Guardate le nostre scuole, informatevi dei nostri giornali, camminate per le nostre strade, ascoltate i nostri politici. Prima dell'ennesima legge, dell'ennesima direttiva, dell'ennesima misura straordinaria. Impegnatevi a conoscerci, a trovare le risposte nel luogo da cui si scappa e non in quello in cui si cerca di arrivare. Cambiate prospettiva, mettetevi nei nostri panni e provate a vivere una nostra giornata. Capirete che i criminali che ci fanno salire sul gommone, il deserto, il mare, l'odio e l'indifferenza che molti di noi incontreranno qui non sono il male peggiore. Toccante la lettera di questo ragazzo, anche toccante come il modo in cui l'hai letta, dove è stata molto, appunto, con la voce un po' rotta dall'emozione, insomma. Volevo appunto chiedervi cosa ne pensate di quello che è successo, vuoi dirlo tu, Samira? Sì, un po' per tutti ci dispiace, appunto. Noi anche noi siamo dei immigranti. Non abbiamo fatto la loro strada, cioè anche se non l'abbiamo fatta già
ce la immaginiamo. Siamo troppo dispiaciuti e vorrei chiedere alle persone di dare aiuto più che andare a bombardare le navi che ci sono nelle coste della Libia. Sì, perché a quanto pare la soluzione che sta un po' vagliando l'Unione Europea è quella di bombardare i barconi direttamente lì nella Libia, nelle coste dell'Africa. Io mi chiedo come si fanno prima di tutto a distinguere i barconi dalle altre navi. E poi comunque penso che i bombardamenti non sono mai soluzioni migliori. Sicuramente è un modo per andare contro questi terroristi, gli scafisti, insomma. Sì, poi i pescatori però, allora che fanno? Appunto, come si distingue? Sicuramente bombardando questi navi sicuramente nessuno li può fermare, anche perché ci sono altri modi per arrivare qui e modi proprio diciamo che... Quindi troverebbero altre soluzioni per arrivare, per approfittare di tutta questa gente, insomma si parla addirittura di migliaia di euro per attraversare appunto il canale di Sicilia, appunto. C'è gente che arriva sotto i camion, sotto vicino alle ruote della macchina, proprio messe sotto. Invece... Nel senso che si aggrappa sotto degli spazi che ci sono sotto i camion. Soffrendo la fame, la sete. Per cercare di superare le frontiere in questo modo. E poi per arrivare qui pagano un sacco di soldi e tra l'altro vendono anche terre dei padri, terre di... Le case, insomma. Sì, tutto ciò per arrivare, per salvarsi. Che poi fondamentalmente è quello che è sempre successo durante tutto il periodo della storia, cioè lo abbiamo fatto tutti, nel senso che tutte le culture sono state costrette a lasciare le proprie terre. Ma anche oggi, oggi in Italia si parla della crisi economica. E molte persone io conosco che sono andate fuori a studiare, hanno mandato i loro figli a studiare. Ma se si tratta ovviamente di persone occidentali, loro si inseguono un sogno. Ecco. Diciamo anche noi siciliani, inizio secolo scorso, siamo andati in America. Sì. Insomma, negli Stati Uniti a cercare. Ma finché appunto... sono persone, diciamo, di prima classe, europee. Persone che hanno il merito di essere nati dalla parte giusta. Esatto, il merito, la fortuna. Riprendendo un po' la lettera. Va bene, questa volta noi abbiamo iniziato appunto con questo fatto perché appunto ci premeva. Tornando un po' sugli argomenti di oggi, e come avevamo lasciato la scorsa volta, la nostra scaletta di oggi prevedeva l'argomento proprio dell'amore, quindi sulla figura della donna diciamo all'interno della cultura islamica e poi cercare di fare una sorta di paragone, di correlazione, vedere anche le similitudini che c'erano, che ci sono probabilmente sia su una donna musulmana innamorata appartenente a un sistema di familiare ben organizzato, quindi classica famiglia, rispetto a quella siciliana, palermitana parliamo direttamente, poi appunto vedremo di... Ecco, diciamo che riprendendo un momentino di nuovo la lettera che Firdaus ha letto, fondamentalmente la cosa forse sulla quale ci si dovrebbe soffermare un pochino è il porsi qualche altra domanda in più, nel senso che spesso il nostro atteggiamento occidentale, come mentalità occidentale proprio, è quello di attaccarsi molto allo stereotipo, di attaccarsi molto al pregiudizio. E il problema della cultura, quindi della diversità dell'altro, porta ad avere questo atteggiamento così sprezzante nei confronti di chi arriva da un'altra parte, che spesso
poi fa cadere un cliché, se possiamo che deriva dire. Anche come dice la lettera, deriva insomma dall'ignoranza, perché non si conosce. Infatti, come fate voi a giudicare se non ci conoscete? Come fate voi a... Il conoscere proprio. Il conoscere è il provare ad avere un approccio un po' più sensibile, anche quando per esempio il ragazzo scriveva prova a vivere per un giorno la mia giornata, no? E diciamo che noi comunque, aprendo una piccolissima parentesi, il nostro progetto Young Citizens si occupa proprio anche di questo, cioè dello stereotipo, dei pregiudizi. E ritornando, quindi chiudendo questa parentesi, dico, di Young Citizens e quindi anche della radio e di tutto il lavoro che noi stiamo facendo, e anche da parte nostra c'è una certa diffidenza, una certa, non saprei bene come dire, un pregiudizio, ecco, nei confronti da parte nostra rispetto alla figura della donna all'interno del sistema famiglia. Sì. Quindi riprendendo un po' la metafora dell'ultima volta quando vi dicevate, ecco, come la donna come una perla, o l'esempio delle due caramelle, sì. O ancora di più l'utilizzo dello hijab. Bene, ecco, partendo forse da questi spunti possiamo cercare un po' di capire di più e quindi conoscere. Allora, la donna innanzitutto assume un ruolo importantissimo nell'Islam. Sì, ecco, assume un ruolo importante perché anche perché nel Corano un'intera sura è dedicata proprio alla donna. Aspetta, cos'è una sura? Sarebbe una... Un brano? No, una pagina, okay. Sì, del Corano. No, ecco, perché magari dovete scusare. La domanda è proprio la donna musulmana all'interno della famiglia, sì. Viene trattata, vista e vissuta in modo di sottomissione, in un modo... Vabbè, fondamentalmente lo stereotipo che noi abbiamo occidentali nei confronti delle... Sì, esatto. Che la donna è sottomessa dall'uomo, una donna che non è in grado, che non può, ok, a livello di diritti umani, che non può, per dire, studiare, lavorare, dire. Vabbè, no, cosa dice il Corano? Cosa dice a voi? Il Corano dà la massima libertà, diciamo, la donna può studiare, ha lo stesso diritto che ha l'uomo. E quindi in alcuni paesi cosiddetti musulmani, che tanto non lo sono, ci sono alcune donne che, è vero, vengono sottomesse, ma questo non c'è scritto nel Corano. È semplicemente giusto, ragazzi, cioè è normale che la donna debba essere sottomessa, ma scusate, ma dove viviamo? Ma chi deve curare la casa? Chi si deve prendere cura dei figli? Ma io non lo so, riuscivo a pensare io, no? No, sicuramente. Allora, praticamente gli uomini musulmani, soprattutto nei paesi, diciamo, più... come dire, possiamo dire organizzare più, ecco, dicono che la donna per loro è tutto, deve badare solo ai figli, alla casa, cucinare, pulire, queste cose, deve badare anche al marito, e per l'uomo musulmano, la donna musulmana non deve essere, tipo, non deve lavorare, deve stare solo a casa, tipo, non deve lavorare, non deve fare cose, tipo... pesanti per lei, quindi la tengo solo a casa, lavora lui, fa tutto lui, sì. Tutte le cose pesanti fuori li fa lui, invece lei sta solo a casa. Okay. Anzi, gli uomini musulmani dicono che noi la donna la trattiamo bene perché non la facciamo uscire e lavorare, stancare, ecco, correre di qua, correre di là. Vabbè, però questa è una scelta o un'imposizione? Cioè la donna, certo, può scegliere... Allora, rispetto ovviamente alle nazioni, certo. Cioè ogni nazione ha... Le sue tradizioni. Ecco, sì. Tradizione, il modo di fare, il modo di organizzare, il modo... tipo in Arabia Saudita la donna non può andare a scuola se non mette il velo tutta coperta di nero. Mm-hmm. Okay. E poi
poi se distrae prende i anche. Ma lo vedete che la colpa è sempre della donna. Io, cioè, io non è che perché voglio fare il sessista, però è giusto, scusatemi. La, scusa, la ragazza si distrae guardando il ragazzo? Tendenzialmente non più di tanto. Il ragazzo sì, quindi è colpa della donna. Ma scusate, no, lo fanno per il bene di tutti. Per chi non conosce Marco, Marco invece è un tenerone. Sono Marco serissimo. È proprio sono serissimo. Fa il finto provocatore. No? Fa il finto. Mi abbiamo interrotto. Beh, guarda, io a questo punto faccio anche l'avvocato dall'altro lato. Io qualche anno fa sono stato a Roma ospite di una famiglia dove sentivo discorsi allucinanti, stiamo parlando d'Italia, manco stiamo parlando del sud d'Italia in cui comunque ci sono anche radici abbastanza arabe, no, zero, Roma, tra l'altro tutti biondi in quella famiglia, quindi casomai ci fossero altri dubbi. C'era il fratello, allora, situazione allucinante, fratello della mia ex ragazza, quarantenne, che vive ancora in casa, dopo aver combinato di tutto e di più, lasciamo stare questo discorso. Io c'ho il discorso, ma Francesca, la mia ex ragazza, lei deve contribuire di più a lavorare in casa, perché lei sì, va a scuola, però poi è normale, una volta arrivata a casa che fa? Mi ci devo mettere io a lavare per terra. E tipo, presente che non sai manco cosa, cioè, certo. Ti prende così alla sprovvista che non sai manco cosa rispondere, dici ma stai scherzando? A parte il fatto che comunque qua siete tuo padre, tu maschi, tua madre e tua sorella femmine, quindi abbastanza in parità. Tuo padre e tu lavorate, tua madre lavora, lei nonostante la scuola comunque si è pure trovato un lavoretto per i fatti suoi. E in più gli dici, cioè, fai ancora questi discorsi, eh sì, ma io al massimo posso cucinare ogni tanto, ma lavare per terra no. Mica... Per questo lui ha ragione. Ah, ti trovavi bene in quell'ambiente? Sì, guarda, benissimo, non hai idea, io proprio sonni tranquilli. Questo fa capire comunque, a parte la risata che veramente ci sta, quanto comunque molte realtà poi alla fine siano simili. Simili, e quanto è anche importante la donna nella società, anche nel mondo, perché gli uomini senza le donne c'è. Sì, voglio sentire qua le donne c'è senza gli uomini. C'è dice, dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna. Posso dirti che noi donne, diciamo così, che noi donne possiamo anche lavorare senza un uomo. Scusa, cioè, ero distratta. Possiamo lavorare anche senza un uomo, cioè alla fine il mangiare la sera lo portiamo e sappiamo cucinare, pulire, stirare, eccetera. Io pure so cucinare, ma non devo farlo. Appunto, per questo avete una cosa in meno rispetto alle donne, quindi tu puoi lavorare, però a casa... Alla fine al contrario, noi adesso io non lo so, io mi sento discriminato. Ma non che siete 3 contro 2, però dai, Lo so che appena arrivi a casa, chiami e poi... ordini una pizza, una donna non la fa. Addirittura! Vabbè, io sì, mi hanno scoperto, io in realtà non muovo un dito a casa, ho chiesto di sposarmi alla mia ragazza solo perché cucina, qualcuno che altrimenti dovessi mangiare amore, ti amo. Che altrimenti dovessi mangiare pizza ogni sera. Sì, mangiare pizza ogni sera. Ma me lo disposi ogni tanto. Infatti, che già lei torna a casa dal lavoro tardissimo. E niente, vabbè, vediamo. Piccolo accenno per domani che mi sembra doveroso. Infatti. Cosa c'è domani? Sì, il mio onomastico. San Marco. San Marco. Tutti, facciamo tutti gli auguri a Marco. Volevamo fare... Poi è diventata festa nazionale. Una festa nazionale, infatti. E si festeggia da ben circa 70 anni addirittura. Forse... Sì, perché prima non era così famosa. Poi comunque il fatto della chiesa è diventato molto importante all'interno della cultura italiana. Hanno deciso perché non festeggiare uno dei 4 evangelisti e gli altri no. Quindi domani San Marco. San Marco, diciamo, lo festeggiamo insieme ad un'altra festa. San Marco liberatore. No, ragazzi, è bene sì, non festeggiamo San Marco, ma festeggiamo la festa di liberazione. Dell'Italia. Da? Sì, da. Vediamo se siete preparate. Il? Dai. Da il? Fascismo. Fascismo. Fascismo, giusto. Salutiamo tutti i fascisti all'ascolto. No, assolutamente. Completamente.
No, sappiamo che sono in tanti. Noi volevamo dare anche un, diciamo, un input, nel senso che parlando anche un po' appunto della giornata di domani, oltre che ci sono tantissimi eventi organizzati a Palermo, quindi vi prego di provare ad avere una un approccio diverso nei confronti di questa giornata, nel senso che non stiamo soltanto a farci la grande mangiatona di carne e quant'altro, ma dato che Palermo dà la possibilità di poter partecipare a tanti eventi, cerchiamo di viverla in modo un po' più solidale, sociale, e di cercare di cogliere un po' di più il senso del 25 aprile. Non vi diamo, non facciamo tutta una descrizione degli eventi e tutto, però vi preghiamo eventualmente di andare a riprendere tramite libri, tramite motori di ricerca, ovunque. E quindi cerchiamo un pochettino di informarci di più, perché ultimamente abbiamo sentito qualche notizia in televisione, intervistando diversi ragazzi e ragazze e anche persone adulte. Uscita fuori tutta alla domanda di che cos'è il 25 aprile e San Marco, diciamo che ecco, le risposte sono state San Marco, quindi vi prego, cerchiamo un po' di avvicinarci a questa realtà. Va bene, anche, sì, va bene anche se cantate. Per oggi abbiamo. No. Concluso il tempo a nostra disposizione. Marco vuole aggiungere qualcosina? Veloce. Sì, vabbè, in realtà volevo dire cantate Bella Ciao mentre dormite. Ok, va bene. Il vostro vivere. Noi non sappiamo mai. No, non sappiamo mai cosa dire. Sembra che le cose sono sempre poche, invece poi. Insomma, non basta mentire. E quindi noi vi salutiamo, ringraziamo le nostre ospiti che speriamo ci verranno a trovare di nuovo. Ormai sono di casa. E grazie. Date Young Citizen on Air da Gaetano, Marco e Sabrina dell'associazione Uniamoci Onlus Porte Aperte Human Rights Youth Organization. Grazie per averci seguito. Alla prossima. Un bacio. Ciao.